Siamo sostanzialmente alla sagra delle proposte di recovery plan, dalle singole forze politiche di maggioranza e di opposizione, pezzi di governo. Le proposte di recovery vertono fondamentalmente su due grandi aspetti: tabelle con dei soldi e un po' di slogan. Tra l'altro, come se l'arrivo delle risorse europee rendesse necessario avere un progetto, una visione di paese delle proposte, ma un governo una visione di paese ce la deve avere nel momento in cui nasce. I governi nascono per dare una prospettiva e un futuro alle società che vogliono in un qualche modo guidare. Invece l'assenza di questo progetto, il fatto che questo governo sia nato da una maggioranza che non ha una visione comune dell'Italia, adesso emerge in tutta la sua prepotenza. E come dicevo, le proposte si reggono su tabelle, il cui totale fa questi benedetti 200 miliardi e possono spostare 2 miliardi in più sulla green economy, 2 miliardi in meno sulla scuola piuttosto che sulla sanità, ma non c'è assolutamente un'idea di come poi queste risorse diventano misure attuabili, oppure di slogan. E chi non è per l'Italia Green, la digitalizzazione, l'innovazione, l'occupazione. Ma questo non indica in nessun modo, non solo come si utilizzano le risorse, ma che Italia immaginiamo. Ecco, quello che è necessario in questa fase è avere una visione del paese. Ad esempio, un tratto fondamentale, qual è il ruolo dello Stato nell'Italia che vogliamo costruire? È un ruolo forte in tutti i settori? Ha dei core di riferimento, delle funzioni fondamentali? Ad esempio, Azione ritiene che lo Stato debba essere rafforzato negli aspetti che riguardano la parte più importante della vita delle persone, la cura e quindi la sanità, il sapere e quindi la scuola. Non c'entra nulla uno Stato che interviene in maniera pervasiva su Alitalia, su Ilva, su società autostrade. Il recovery deve contenere l'Italia che immaginiamo. Ad esempio, siamo tutti d'accordo sul contrasto della povertà, sul favorire l'inclusione delle persone attraverso lo strumento principale che è il lavoro. Il lavoro non dà solo le risorse, ma dà le relazioni che integrano il soggetto nella comunità. Ecco, se hai questa visione, la cosa che assolutamente non devi fare è cancellare il reddito di inclusione per mettere risorse sul reddito cittadinanza, risorse che sottrai a scuola e formazione, che servono a costruire e a trovare quell'occupazione che realizza le persone e le integra nella società. Tutti questi aspetti stanno mancando nella visione del recovery plan. E noi, poiché l'obiettivo non è mai la polemica sterile, faremo una proposta di recovery che è il programma, il progetto per l'Italia che Azione mette in campo. E anche qui, guardate, non prenderemo nessuna scorciatoia, perché se c'è una cosa da evitare, e i fatti di Capitol Hill drammatici di queste ore forse ci insegnano questo, è che ingannando con un po' di populismo, prendendo qualche scorciatoia di convenienza, raccontando ai cittadini che in fondo tutto è possibile, tutto si può fare e ce n'è per tutti, poi si genera e si alimenta quel rancore e quella frustrazione che arriva a quei livelli, con delle responsabilità politiche enorme, ma non scherziamo col fuoco neanche nel nostro paese. Queste sono le ragioni per cui in queste ore, anche in questo giorno, vi dico entriamo in azione insieme. Entriamo in azione non è solo iscriviamoci ad un partito, ma è mobilitiamo le nostre energie per fare dell'Italia un paese moderno, responsabile e in grado di dare una prospettiva soprattutto a quel pezzo che ce lo sta chiedendo con forza, le nuove generazioni. Non basta l'idea di aumentare la percentuale di risorse allocate, serve una risposta e azione in campo per dare questa risposta.